C'è una pipa. Allora, lasciacela. Abbiamo la roba ingrombante. Quella che ci può dare fastidio. Ecco qua. Ecco qua, perfetto. Questa è la roba che dà fastidio. Esatto, fatto. Qua c'è una medicina, ragazzi. Quindi ora noi abbiamo tre medicine. Ok, noi abbiamo per adesso la bellezza di 27 munizioni che non bastano per ammazzarla, ve lo dico in anteprima. Bisognerà ammazzarla con l'ascia. Aiuto. Oh, ma perché ancora? Minchia, ci siamo salvati in calcio d'angolo. Come vedete è molto più veloce. Abbiamo finito la pistola, le munizioni. Bisogna aspettare che lei faccia l'affondo. Bisogna aspettare. E colpirla nel momento giusto. Bisogna aspettare il momento giusto. No, e non è questo il momento giusto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Onestamente, a prima botta non me l'aspettavo. Sono stato abbastanza fortunato di farle. Come vedete, il livello di difficoltà è molto, molto alto. 27 colpi di pistola non sono serviti. L'abbiamo dovuto finire con l'ascia. Benvenuto in famiglia. Ora inizia il vero Resident Evil, ragazzi. Enigmi diversi, impostazione degli oggetti diversi. I bugger fanno nuove mosse, più difficili, sono più incazzati, più forti e con due colpi vi one-shottano. Cioè, quindi finirlo sarà qualcosa di epico.
tanto per Ragazzi, farvelo non vedere, morire, non ora morire vi ora. farò vedere il Ho un menu lavoro da fare. e vedrete la modalità manicomio. Dove mi trovo? Così, ah no, questa è l'opzione. Scusate, statistiche. Come state vedendo, difficoltà difficile, è il massimo livello di difficoltà che è la cosiddetta quella manicomio. Quindi qua avete la prova che sto giocando al massimo livello di difficoltà. Che Ripiano. diavolo? Basta sonnecchiare, dormiglione. È l'ora della pappa. E voi, chi siete? Dov'è Mia? Mangia, è No. buono! Non distinguerebbe il cioccolato dalla merda. Ehi, Luca! Questo? Dannazione, vecchio, non di nuovo! Spostati, Margherita! Il ragazzo ha fame. Deve mangiare la sua cena. No, grazie. Chiudi la cazzo di bocca, Margherita! Fatto per lui, E vattene via di qui! Sei un figlio di puttana! È incredibile, tu figlio di puttana! Non mangia, non mangia! Deve essere una cena speciale. Maledizione! È ancora quel poliziotto! Schifosi! Maiali! Se avete già visto qualche video di Resident Evil, ora vedrete la differenza, ragazzi. Degli oggetti che sono in maniera diversa disposti. Allora, qua non c'è niente, qua c'è un nuovo oggetto, guardate, e c'è una moneta, qua non c'era niente, e ora c'è proiettili. Qui c'era un'erbetta medica, ora non c'è più. Qua non c'è niente, quindi meglio chiuderlo che dà fastidio. Allora, facciamo il mio trucchetto. Perfetto. Come vedete qua non c'è più niente. Prima qua questo cassetto si apriva, ora non si apre più. In modalità manicomio. Perché, come ho detto, tutti gli oggetti sono stati cambiati. Qua oh, cazzo, troppo avanti. Ecco. Facciamo il mio trucco. Piano, senza correre, non correte perché se vi sente sfonda il muro e c'è il game over in automatico. L'abbiamo spangata.
entrato nella casa sbagliata. Che ce la posso fare, stronzo. Va meglio ora. Ma che cazzo? Mamma mia! Se corri! Aprilo è qui! Abbiamo sfangata. Vi ricordate qua c'era una moneta? C'era qui. Ora non c'è più la moneta. Scomparsa. Però essendo che ora io ho sbloccato gli oggetti speciali, gli occhiali a raggi X, non ho più problemi a trovare gli oggetti. Quindi basta che mi metto gli occhiali ai raggi X e scoprirò l'impossibile. Ora vi mostrerò gli oggetti speciali che ho sbloccato. Eccoli qua. Qua ci sono due cassette, ne abbiamo quattro. La mappa e qua gli oggetti speciali, ragazzi. Allora, io ho sbloccato la mini motosega. Eccola qua, sega circolare. Poi ho sbloccato gli occhiali e raggi X. Eccoli qua. Che mi metto. Mi metto la pistola, l'Albert Deer, che è la pistola più forte del gioco, diciamo. Ecco qua, mi levo la moneta, mi metto autodifesa, eccola qua, e autodifesa. Allora, con gli occhiali, come state vedendo, mi fa vedere tutti gli oggetti. Se mi levo gli occhiali, cioè se riposo, non si vedono più. Quindi con gli occhiali a raggi X io troverò tutto, Purtroppo questa motosega non vale una pippa, è ultra scarsa. Allora, l'ho fatto. Facciamoci l'energia. L'energia. E munizione. Non c'è nient'altro nascosto in questa stanza. Erbuo, ciao, buonasera. Domani verso ora troviamo su Bloodborne. Non lo so, vediamo. Va bene. Perché ora mi devo allenare per Neon, però vediamo. Vediamo, ragazzi. Che tipa. Allora, come siamo messi? Siamo messi molto male. C'era una nervetta, ora non c'è più.
Devi aiutarmi. Stia fermo dov'è. Dunque, lei abita qui, signore? Cioè, voglio dire, è casa sua? Cosa? Io? No, no! D'accordo. Ci hanno segnalato alcune persone scomparse di recente. Mi ascolti. Mi faccia uscire di qui. Si calmi, la prego. Ehi, mi ha sentito? Ci sono dei pazzi in questa casa che vogliono uccidermi. Va bene, ma mi permetta di dirglielo. Neanche lei mi sembra che abbia tutte le rotelle al loro posto. Dice davvero? Allora, come ho detto, indaghiamo su persone scomparse. E non potrei escludere che un tipo sconosciuto come lei non c'entri nulla. Bene. Cosa vuole sapere? Perfetto. Iniziamo a ragionare. Ok, incontriamoci nel garage. Continueremo lì. Aspetti. Mi serve la sua arma. Ha davvero perso le rotelle per strada? Senta, agente. Vice sceriffo. Ok, va bene. Vice sceriffo, mi vuole condannare? O vuole salvare un innocente? Un coltellino del cazzo! Ecco, lo prenda. Non posso darle altro. Faccia presto, vada al garage. Adesso. Sì, il garage, chissà quante volte ci moriremo. Che me ne faccio? Chissà quante volte. Perché ora è totalmente diverso. Che vi spiego. La chiave non è più a destra sul tavolo, ma c'è un contenitore che bisogna aprire. Quindi bisogna pigliare la chiave dall'altra parte, cercare di non farsi ammazzare da lui. Allora, la strategia di Ewing Doc saltato con box. Non ho capito cos'è scritto, onestamente. Insomma, qua ci sono morto un bel po' di volte, perché ripeto, a destra c'è un contenitore, non è più sul tavolo. Bisogna andare là avanti, dove c'è il garage, dove c'è la sala cinesca, pigliare la chiave, cercarsi di non farsi ammazzare, aprire la scatola, pigliare la chiave ed entrare in macchina. Quindi, non avete idea di quante volte sono morto. Dobbiamo andarcene immediatamente. Prima mi spieghi che fa qui da solo nel cuore della notte. Io? Lei invece è il mio lavoro. Perché non mi racconta tutto, eh? Mi risponda! Non crederà alle mie parole. Provi. Ehi, ehi, si fermi! Aspetta, riapra subito! Ascolti! Vai. Al diavolo! Vi ucciderò tutti uno per uno. Questa strategia ci ho impiegato un bel po' di tempo per elaborarla, perché non avete idea di quante volte sono morto. Ok, ciò che volevo. Oh, merda! Bel cazzo, Ethan! Non ne hai fatto! Cazzo! Facciamola finita, tu e io. Oh sì.
Sì, adesso facciamo un bel giretto. No, 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 no! Cazzo! Lo so, cazzo. Il problema viene ora, che ci rischiamo di morire. Salvati per puro miracolo. Non vedo nient'altro. Ce l'abbiamo fatta. Adesso ho la tua attenzione. Tra poco ne vedrai delle belle. Cazzo! Cazzo, vaffanculo. Come vedete, là c'erano le munizioni, ora c'è la moneta. Sega, non me ne faccio niente. Statuetta? Sì. Quella di Dara Rottacola, vediamo, non mi ricordo. Vado a controllare. Sì, la Rottacola, ok. Piace, ma è... beh, lui è morto. Forse potresti anche cavartela. Cosa? Cavarmela? Vorrei che facessi una cosa, ma non posso spiegarti ora. Potrebbe servirti una sorta di chiave, ma cerca di uscire di lì. Ok. Io mi farò viva. Come vedete, qua ci sono le gabbie. Allora, qua, moneta assalto, non mi ricordo che cavolo c'è dentro, no. Allora, qua c'è la moneta, qua c'è l'altra moneta assalto, e qua c'è la chiave.
Quindi a noi ci serve la chiave. Quindi è un casino. Le pillole non mi interessano, le prendo ma le poso. Visto con gli occhiali a raggi X non mi servono più. Non ci servono più le pillole. Ok, andiamo a fare un po' di pulizia. Tira la pelle dello scorpione. Ethan. Siamo morti. Cazzo. Tiscio. Oro fezzo. Dove diavolo credevi di andare, figlio? Baciami il culo, stronzo. Ma lei è bastardo! Picca, non mi ha vista! Cioè, allucinante, ma come cazzo ha fatto? Che è ubbidire? È tempo sprecato! E lo so che è tempo sprecato! Vaffanculo, baciami il culo, stronzo! Come state vedendo è molto molto difficile. Io ero arrivato qua, ero arrivato. Eccoti qui. Come butta. Molto difficile. Non ce la faccio, ci schiatto. Come vedete, qua non può entrare. Però siamo nella merda, siamo. Io sono arrivato qua, ragazzi. Allora, mi ritrovo senza energia, senza niente. Salvare ora è un suicidio, meglio morire. Allora, devo provare sopra, devo provare.
cavolo. Cartucce naturali. Allora, cartucce neurali. Ah, cartucce neurali. Questo non ho mai visto queste cartucce. Ah, sono per il fuoco, per il lanciagranate. Interessante. Ma se non trovo un kit medico sono morto. Devo andare a lavare un po' di roba. Voglio cassetto. No, ci dobbiamo lavare un po' di roba. Posso prelevare, non mi serve più la gola scorpione. Non dovrebbe entrare, ok.
Integratori. Integratori, pillole che influenzano il sistema nervoso non possono essere usate da sole. Devi prima trasformarle in medicina. Ah, ho capito, tipo così con questa. O con l'erba, forse. Forse con l'erba. No, neanche. Non vedo l'erba, ma la prendo. Vabbè, tanto l'hai chiuso. Munizioni potenziate, buono. Quindi L2 ho due colpi potenziati, minchia. Vedi che sprio. Abbiamo due colpi potenziati. Cazzo, mi sento uscito. Ok ragazzi, io quasi quasi faccio il primo salvataggio. È quasi un'ora diretta live, allora quasi quasi mi fermerei. Però prima voglio levarmi sta cosa e poi mi fermo. Bro, la strega di Envik saltata come boss. Ah, vabbè, si può fare. All'improvviso adesso sti infami, all'improvviso escono sti infami. Ma andiamo in invito a parte, Embro, se ci sei.
che sembra qua. Everly non c'è più. Dov'è il mio piccolo Ethan? Vieni fuori ovunque ti trovi. Ti vedo. Il fucile nel cassetto, fucile rotto. Una dentiera. Ok ragazzi, vado a salvare e mi fermo per stasera. La prima oretta di modalità manicomio basta e avanza. Fatemi sapere se vi piace, se devo continuare. Ragazzi, lasciate un bel pollice in su e sostenetemi. Allora, prendiamo l'audiocassetta. Salviamo. E ci salutiamo. Se avete domande da farmi, come al solito me le potete fare, io sarò felice poi di rispondervi. Allora, audiocassetta, dove cavolo è l'audiocassetta? Audiocassetta, audio. Ah, porco cane. Che non la vedo. Guarda che ce l'ho di sopra, no? No, non ce l'ho. Via, gente, separatore. Critico, chiave. Minchia, non ce l'ho, decidente. Se mi fa salvare. Ah, 7, va. Ne avevo 7. Allora, modalità manicomio. Ecco fatto. Partita salvata, ragazzi. Riprenderemo la prossima volta. Come ho detto, spero che vi piaccia. Se vi piace, lasciate un bel pollice in su. E ora vi saluto. Ciao, alla prossima.